Ok, no, 6.6. Sta facendo l'opposto, quindi forse ci sia, forse. Ok, adesso dovrebbe funzionare in teoria. In pratica, tutto da vedersi. Diciamo che per ora sembra che stia funzionando. Ok, sì, mi era preso un colpo, ma adesso sembra che stia funzionando. Allora, cerchiamo l'immagine giusta per avvisare di ciò che faremo stasera. Ok. Ok, allora. Ok. Music no copyright. Ok. Buonasera, Necrosera Siun. Necrosera e Necro benvenuta. Intanto si sta avanzando la postazione. Non so se si senta o meno, dovrebbe sentirsi la musica senza che sia troppo forte. Oh mio Dio! Sistemo pure qua dietro. Oh, e vai così. Ah, tu stai su col pile addirittura. Perché col pile? Dove in Olanda fa così tanto freddo da mettere il pile? È ottobre. Già state messi così, porca miseria, a dicembre che fate? Andate in giro coperti? La sera un po' sì, vabbè dai, la sera. Ah, solo l'ultimo. Perché si è alzato di colpo la musica? Cioè, non mi piace questa musica, mi piaceva di più quella di ieri perché era sempre la stessa. Non faceva come cazzo gli pareva. Sì, ho capito che ci stava, però insomma. È ok che è horror e che è jumpscare, però mannaggia la miseria, non nel contesto di una live. Se io sto parlando non mi puoi fare la musica alta all'improvviso.
muoio prima di finire la live e sto cominciando a droppare frame, la cosa non mi piace. Ma spero che sia lo stesso effetto di farne pubblicità a tradimento. Vabbè, vendetta, dolce vendetta. La natura non c'era l'audio, per ora è leggera, vabbè, finché è leggera, no, adesso poi si è mezzo fermato. E che qui non si sa mai come. Prima non so perché, appunto, come ho scritto nel gruppo, ha deciso che appena ho acceso la live, ha deciso di fare la stessa cosa di venerdì, quindi tipo 64% di frame droppati, una roba assurda. Il pluriball nel vetro d'immagine? Ah, la cosa. Effettivamente un po' sì, eh. Un po' sembra le cose che schiacci per l'imballaggio, la carta da imballaggio, diciamo. Effettivamente un po' sembra, non so perché. Midnight Pop, esatto, il rumore del teschio quando viene schiacciato dalle zampe dei lupi mannari. Pop. Midnight Pop, effettivamente. Per quale cazzo di motivo ci stanno tutte quelle macchioline sul vetro? Forse per rendere evidente che si tratti di un vetro, non lo so. Stasera comunque sono leggermente stanco, come tutte le domeniche. Però sappi comunque che io non ho letto nessun occhio, quindi sono tutto orecchie, perfetto, molto bene, molto bene, molto bene. E vediamo un po' stasera quanti saremo. Aspettiamo altri 3 minuti e poi oggi direi cominciamo. Introduciamo intanto l'argomento, ossia questa nuova rubrica che ho chiamato Rileggendo, che avrà una playlist tutta sua. E che ci accompagnerà spesso la domenica, a partire sicuramente per tutto ottobre e poi anche in altre occasioni, perché sarà composta poi di altri elementi. Leggendo letteralmente, io leggo una cosa, ve la riassumo in diretta e la commentiamo tutti insieme. Proprio lettura, sì, sarà lettura, riassunto e commento. Solamente delle Magic Story in italiano. O in futuro magari lo faremo con la Guerra dei Fratelli, per esempio, in preparazione. Sicuramente l'anno prossimo vorrò fare una serie sulla live 18 ore. No, no, tanto appunto le Magic Story, la lettura dura una mezz'oretta, secondo me. Non ho calcolato, va bene, non ho fatto un calcolo vero e proprio, però secondo me in mezz'oretta si legge e diciamo in un'ora finiamo completamente la Magic Story, letta, commentata e riassunta. Io leggo lentamente e ci metto ore. Sì, vabbè, però io tendo a leggere velocemente e comunque sarà una lettura. Che non deve essere, sarà la rilettura per me, quindi non sarà proprio come la prima volta che stavo attento a cercare ogni singolo dettaglio, ogni idea particolare, ogni cosa, però quindi insomma sarà in più mi devo soffiare il naso. In particolare check, esatto. E sarà una lettura quindi abbastanza veloce in realtà. Poi vediamo se vedo che stasera la live di prova, appunto, se vedo che la cosa va bene e che in 2 ore riusciamo a fare due Magic Story, perché più di 2 ore vi avverto non vorrei fare oggi, un po' perché sono stanco. E un po' perché domani ho una riunione su Zoom con il lavoro alle 10 e quindi vorrei svegliarmi un'oretta prima e non andare a letto troppo troppo
troppo troppo tardi. Esatto, ricordi tragici della live di lettura di Lorwyn. Siccome ricordi tragici e ho ricordi tragici anch'io di quella live di lettura, ho imparato dal passato. Ho imparato dalla live di lettura della Guerra dei Fratelli, ossia non puoi, se devi leggere una cosa, non puoi andare a pezzettini che scegli sul momento. O te li prepari prima oppure leggi interamente tutto quanto. E da Orwin ho imparato invece che le cose si leggono in italiano, perché la mia pronuncia inglese non è proprio il massimo, anzi. Diciamo pure che fa abbastanza cagare, il che è tutto dire, influenza il mio lavoro in realtà, in teoria. Non farlo sapere al tuo lavoro, no, ma lo sanno che la mia pronuncia inglese non è il massimo, però insomma ai bambini non interessa tanto la pronuncia, l'importante è che gli racconti nuove parole, l'importante è il vocabolario. E poi lì per lì comunque quando c'è da pronunciare bene una parola magari me la studio prima, insomma, al lavoro. Cioè, se tipo, cioè, se l'importante è la pronuncia che non sia completamente errata, tipo se tu pronunci ball, la pronunci brawl, allora no, allora è completamente sbagliata. Se però non è perfetta al 100%, tipo, cioè, molto sporcata da accento italiano, non è che sia alla Izza mi e Mario, non è che sia un problema per i bambini. Shish fosse reaction shock, esatto. Shock. E quindi, appunto, saranno tutte le. Perché proprio per questo motivo, tutte le storie che andremo a leggere saranno quelle tradotte in italiano, quindi le storie principali. Sfortunatamente, non so per quale cazzo di motivo, hanno deciso di tradurre solamente le Magic Story principali e non anche le secondarie, quelle di Jacen Geralt, quelle dei Commander, per esempio. Il che è un peccato perché appunto ci sarebbe la storia di Gisa e Wilhelm lì, come cazzo si chiama, che era molto carina da leggere, commentare e riassumere insieme. Magari quella sarà parte di riassumendo e arriverà in un altro momento, magari durante l'Halloween Countdown nel gruppo, che peraltro anche oggi non ho pubblicato niente perché ho scoperto di non sapere cosa pubblicare, perché avevo una lista di argomenti da pubblicare, ma che vorrei pubblicare nel corso della settimana e non nel weekend. Quindi abbiamo il giorno 29 e 28 che ancora vanno fatti. Ma non è un problema perché domani conto di sistemare con gli arretrati. In più ho ricaricato una live di talk show, quindi finalmente stiamo anche lavorando a quello, sto lavorando a quello. E mo vedremo. Perché non ti ispiri a Linktober? In che senso? Ogni giorno trovare un qualcosa di. In che senso? Ah, Linktober come lì. No, preferisco andare molto più preferisco non avere una lista precisa, proprio perché così posso spaziare da argomento in argomento. L'idea dell'Halloween Countdown è di parlare. La regola è non parlare troppo a distanza troppo ravvicinata dello stesso piano. Ah, per prendere idee? Sì, sicuramente può essere un'idea. E allora, magari darò un'occhiata anche a quello. Però considera che, per esempio, ho visto quella degli artisti che Elisa, per esempio, aveva condiviso. Quella lì un sacco di idee le avevo già avute io e le avevo già messe negli scorsi Halloween Countdown. Perché le regole sono non ripetere lo stesso argomento. A meno che non ci siano aggiornamenti particolari, tipo che ne so, la storia di. La storia della saga di Bolas. Torniamo su Amonkhet e scopriamo che gli Eterni hanno una lore più profonda e più
importante di quella che è contenuta nell'artbook e nelle Magic Story. Ecco come la sfuderò da 20. Quindi a quel punto sì, si può magari riprendere l'idea, però deve essere appunto un'aggiunta, un addendum, come dire, un post-scriptum. E invece l'altra regola è evita di fare due piani in contemporanea, quindi nel senso lo stesso piano deve avere, cerca di spaziare il più possibile, che è una regola che un po' mi costringe, mi azzoppa un po', perché molti piani hanno molto poco di macabro da raccontare, tipo Kaladesh 0. Esatto, alla lunga diventa difficile trovare argomenti nuovi. È per quello che infatti quest'anno la Lowing Countdown è un po' più difficile, però io l'idea è proprio quella, è una challenge per me, diciamo, una sfida. Riuscire a trovare, ma perché mi dà zero spettatori nonostante ci tu sia presente? Boh, vabbè. La sfida è proprio quella, trovare argomenti nuovi. Poi comunque c'è sempre la possibilità di fare una biografia di un personaggio e via. Sono un fantasma. E quindi insomma, mo vediamo un attimo la Lowing Countdown. E appunto sta rubrica invece, rileggendo, sarà appunto, andremo a leggere solo le Magic Story in italiano nel 2022, in preparazione sicuramente all'uscita del blocco dell'espansione sulla Guerra dei Fratelli. Mi piacerebbe assolutamente portare proprio il libro intero, leggere il libro intero della Guerra dei Fratelli tutti insieme, delle biografie di quel maestro dell'horror Wiseman. Esattamente, Wiseman, potrei farci tutto l'Halloween Countdown. Ah, tra l'altro salutiamo Giraffa Black, ieri viene dalla live di ieri di Emros, che sono passato a salutarlo ieri sera in live, dopo la mia live, e abbiamo chiacchierato un po', e c'era il signor Giraffa Blè che Eima gli ha detto iscriviti al canale, vai a seguire il canale, quindi benvenuto, grazie per il follow, Giraffa Blè. Detto ciò, siamo a 17 minuti, io direi di partire con la nostra lettura. Ecco, una cosa gli ha detto, l'ha minacciato, no, gli ha consigliato, gli ha fatto una proposta che non poteva rifiutare. Ora, ditemi voi, dimmi tu, su, unica persona con cui mi posso interfacciare perché è in chat e so che sta seguendo. Siu, dimmi tu se preferisci avere l'immagine fissa e io che parlo o se invece preferisci vedere con la capture il racconto in sé, così da poterlo eventualmente seguire mano a mano che procedo. Dimmi tu se preferisci questa cosa qui o se invece tolgo la capture e rimane solo un'immagine. Eventualmente me lo dicano tutti qualunque altra. No, perché tanto al telefono si legge comunque. Va bene, allora direi che lasciamo così. Allora, episodio 1, La strega dei boschi. Uscito il 2 settembre 2021 a cura di Kay Arsenault Rivera. Mai che aperto, sinceramente, coperto a, non so se sia un uomo o una donna, forse è una donna, è l'autore della trilogia dell'Ascendente, così come uno degli scrittori di Batman, The Blind Cat, e The Shadow of... vabbè, ah, è una donna, ok, è una donna, bene, quindi la nostra autrice è costei che a quanto pare ha anche scritto della roba, è abbastanza famosa a quanto pare. E devo dire che non mi è dispiaciuta, Fiona. Quindi, allora, non andare a caccia nel Kessig, dicevano. I cani ti troveranno.
Forse questa frase era stata vera nel periodo immediatamente successivo alle tribolazioni, quando qualsiasi felino veniva divorato dai lupir, ma ora non lo è più. Quei cani sono in via di estinzione e i boschi sono un nuovo terreno di conquista. Dicono che si possa sempre distinguere un Falkenrath per la sua ostinazione per la caccia, la sua natura avida e la sua inarrestabile brama di stringere gli artigli su quel cibo che fa di tutto per non essere divorato. Essere un Falkenrath significa dimorare in alto, in modo da essere visti da tutti durante le attività di caccia. Klaus non è affatto diverso. I suoi piedi colpiscono l'erba in modo secco, il sangue cola su dal suo mento viscido sulle foglie tinte di rosso dell'Ulvenwald e i proiettili gli sfiorano le orecchie con i proiettili. Vabbè. Facciamo finta che non ho letto proiettili. Nonostante tutto, sul suo volto è dipinto un ghigno. Ah, forse intende tipo i proiettili delle balestre, i dardi, diciamo. Lo hanno individuato, va bene. Magari quel travestimento da monaco errante era stato un affronto eccessivo, dato che la truppa di cacciatori dietro di lui sembrava più proprio inferocita. Non sapeva neanche che avessero così tanti proiettili con sé. Quel tunk 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 suonava come il battito delle nocche di un gigante contro gli alberi intorno a lui. Un tronco abbattuto gli sbarra il cammino, salta su di esso e coglie l'occasione per osservare i suoi inseguitori. Erano cinque, di cui due robusti e dalle spalle larghe, armati di balestre più simili a balliste che a qualsiasi arma trasportabile. Non male. Sono fissati quei proiettili, esatto. Non male. Ma presto le loro armi non avrebbero fatto alcuna differenza. Quel pensiero scatenò una risata nel profondo del suo petto. Ogni goccia del suo sangue raffinato alchemicamente era un richiamo per il crepuscolo. E il crepuscolo era finalmente giunto. Una melodia si fa strada dietro di lui. Un culto che implora l'avvento di una divinità mai vista, e lui è conscio che la salvezza è vicina. Twilight! Twilight! La verità è che non era mai stato seriamente in pericolo. I cani avrebbero potuto creargli problemi, gli uomini di fede avrebbero potuto creargli problemi, altri vampiri avrebbero potuto creargli problemi, ma questi umani sicuramente no. I falchi non hanno alcun timore dei topolini, neanche di topolini dotati di artigli affilati. Non sapevo che così tanti di voi provassero il desiderio di morire, urlò dietro di sé. Cercherò di darvi magari un po' di voci caratteristiche. Non immagino con la voce nasale, tipo, non sapevo che così tanti di voi provassero il desiderio di morire, urlò dietro di sé. Sì, sono molto interpretativo, sì, almeno le rendiamo un po' particolari queste live, se no sempre io che leggo monotematico è una rottura di cazzo. Intanto però mi devo risoffiare il naso. Eh sì, no, puoi ammetterlo senza problemi, quindi un conto è se sto leggendo. Come ieri il PDF, una lezione, diciamo, un PowerPoint, un conto è se sto leggendo una storia. È differente. Il sangue dell'antico lo faceva sentire più ardito che mai. Sarebbero riusciti gli abitanti del villaggio a dormire di nuovo sapendo quanto facilmente lui si fosse insinuato nei loro cuori? Probabilmente no, ma questo non gli avrebbe impedito di tornare a verificarlo di persona. E sì, dopo alcune settimane. È importante controllare l'andamento dei propri investimenti e seminare il terrore è sempre un valido investimento. No, non muoio, sto bene, è solo che sono un po', non so, forse allergia, credo, un po' di polvere, perché oggi abbiamo smosso un po' di foto vecchie. E cose varie, perché c'è i miei parenti a casa, quindi.
Potrei starnutire altre volte. Senza rispondergli, i cacciatori scagliano i loro proiettili, con i due più grandi che fanno sibilare l'aria per la velocità e ruggiscono come tuoni. Il bello della diretta, esatto. Entrambi diretti verso la sua testa. Ottimi tiri, ma lui non è un cervo, un orso o una smorfiosa creatura della foresta. Con la sua velocità innaturale ne schiva uno e afferra l'altro. Un paletto! Accidenti, stanno proprio diventando sfrontati. Ma oggi Klaus è di buon umore. Addirittura magnanimo per quanto è sazio, con il sangue che macchia ancora i talismani che aveva venduto agli inconsapevoli abitanti del villaggio. Con il paletto in mano, salta su un ramo sporgente, saldo sui propri piedi, si volta per affrontare i cacciatori sotto di lui. Loro signori damigelle, dice loro, i miei ringraziamenti per l'attività fisica, con sincerità. Che cazzo vuol dire? Che non ho capito il dialogo, perdona, amico mio. Loro signori damigelle, dice loro, i miei ringraziamenti per l'attività fisica, con sincerità. E beh, è un vampiro. Fino adesso comunque è stato descritto come un pezzo di merda, uno stronzo. Guardali, osserva il terrore sui loro volti, le rine profonde scavate dal timore. Patetici. Se voi piccoli e teneri bocconcini alzate lo sguardo al cielo, potete determinare che ora sia adesso. Continua. Può già sentirlo, il corpo che si tende al di sotto del suo aspetto elegante e i denti che diventano più lunghi e più affilati. In tempi come questi, la forma umana è solo un impedimento. Le altre stirpi dei vampiri non sembrano comprenderlo, ma i Falkenrath sì. La forza è l'unica caratteristica che conta. La forza ha origine dal sangue, e il sangue genera l'eterna separazione della feccia rappresentata dalla vita umana. Non è forse meglio trarne vantaggio? Non è forse meglio scoprire fino a dove ti può portare il tuo sangue? Il suo stava iniziando a ribollire. Il suo, poi. Quello che probabilmente aveva bevuto. Il sole sta calando. Presto staremo mangiando. È un po' sottigliezza, esatto. È un po' particolare, devo dire, come traduzione. Non me ne vogliono i traduttori, però preferisco. Cioè, rispetto alle traduzioni di Ale, per esempio, che sono sempre belle e comprensibili, qui sto un po' faticando, soprattutto nei dialoghi. Il sole sta calando, presto staremo mangiando, dice con una voce modificata attraverso la bocca che è già mutata in qualcosa di non umano. Il suo corpo si allunga e prende una forma più mostruosa e spaventosa di ciò che quei popolani avessero mai visto. Ma poi perché il tempo, cioè il racconto in inglese è tutto al presente, adesso qui si alterna presente e passato nella stessa frase, e quello che succede quando prende i stagisti sottopagati per farti traduzione in 2 minuti, può essere. Un attimo che me ne soffio là. Non sto capendo però sta cosa degli zero spettatori. E la cosa mi infastidisce molto. Chiedo scusa, ma devo andare un attimo a controllare. Magari è un problema di Twitch o magari è un problema di Streamlabs. Capito? Perché sai, foste. Infatti sul. Allora è un problema di Streamlabs, perché sul normale. Su Twitch mi dà uno spettatore, giustamente. A te dice che siamo in due. Sarò io il secondo, allora. No, effettivamente mi dice che siete due. Magari sono veramente io. Vabbè, comunque sia, non importa. Non importa quanti siete, mi fa rosicare che mi dà sempre zero spettatori. E non so per quale motivo. Vabbè, non importa. La sua voce si trasforma in un profondo ringhio che svela la sua fame.
Ditemelo se rompo il cazzo a interrompere continuamente la lettura. La loro paura è un ingrediente molto gustoso per lui. Le pupille dilatate, il respiro spezzato mentre lo osservano. La luna si affaccia tra le nuvole per un istante. La sua luce argente illumina il suo volto e lo dipinge in un modo ancora più terrificante, ancora più malvagio. L'aria si riempie di trepidazione. Vabbè. Siete in due tecnicamente, ha detto, quindi ditelo. E poi io parlerò sempre al plurale. E plurale maiestatis. Tutto questo è il normale corso della natura. E magari anche ciò che avviene dopo. I cacciatori si scambiano sguardi d'intesa e le loro labbra si incurvano in ghigni repellenti quanto quello di Klaus. Prego, sì. Uno dopo l'altro lasciano cadere le armi. Il più grosso di loro, un uomo che aveva più l'aspetto di una tavola di legno che di un umano, si mette a ridere con un tono tanto profondo quanto affamato. Appena il tempo di ripararsi, la luce della luna raggiunge con il suo tocco delicato i cacciatori in attesa, e i loro corpi esplodono dai vincoli della carne e assumono la loro vera forma. Bestie torreggianti, un uomo che sembra una tavola di legno. Bestie torreggianti con lingue che pendono dai musi e una pelliccia che non riesce a nascondere gli enormi fasci di muscoli che ricoprono ogni angolo dei loro corpi selvaggi. I due più grandi sono più simili al sogno di un cucitore rispetto a qualsiasi cane avesse visto fino a quel giorno, con busti imponenti come le botti di birra che preparava con suo padre e braccia robuste come il tronco dell'albero su cui si trova in questo momento. La cosa carina è che io non mi ricordo, ma tecnicamente io credo che i vampiri di Innistrad possano riprodursi. A parte con il vampirismo, certo, però proprio col sesso. Non ne sono sicuro, dovrò andare a ricontrollare dopo essermi soffiato il naso. Twilight Confirmed. Beh, perché tecnicamente loro sono esseri viventi, quindi chissà. La sua gola si chiude. Quella frase in rima, ringhia il capo, si applica solo agli umani. Klaus comprende molto bene quando è il momento di correre, quando di fuggire e quando di puntare verso il cielo come i falchi che tenta di emulare. Decide quindi di saltare dal ramo. Se riesce a cambiare forma abbastanza in fretta, ma non è in grado. I cani, dopo tutto, sono in grado di afferrare qualsiasi cosa vogliano che si trovi a mezz'aria. Le fauci si stringono sul suo petto, sbatte contro il terreno appena ancora prima di rendersi conto di ciò che sta avvenendo, con i lupi che si muovono in cerchio intorno a lui e lo osservano come se al posto di un potente vampiro centenario si trovasse un semplice sacco di carne. Sfigato, santo. Non potete farmi questo, balbetta. No, è così che funziona. La notte appartiene a coloro che decidono di dominarla, continua il capo appena prima che le sue labbra si trasformino in un muso. E queste sono le ultime parole udite da Klaus. La tua interpretazione mi uccide. Adesso faccio del mio meglio, faccio del mio meglio. E quindi Klaus, vampiro centenario potente e tutto quanto, diventa pappa per lupi mannari. Cambiamo scena. Osserva il proprio fiato prendere la forma di una nuvoletta di fronte al suo volto. Con un po' di impegno può distinguere ogni tipo di forma appena prima che si dissolva. Un occhio di disperato. Oh, come godo. Per Klaus, sì, per Santa Klaus. Come faranno adesso i bambini di Innistrad a ricevere per Natale i loro regali? Chissà se si. L'Innistrad 4, siccome l'Innistrad 3 si sono inventati l'Halloween di Innistrad, in Innistrad 4 vedremo il Natale di Innistrad, in Innistrad 5 vedremo tipo la Pasqua di Innistrad, il giorno in cui è risorta Liesa. E in Innistrad 6 vedremo tipo l'Epifania di Innistrad.
La Befana di Innistrad, il Ferragosto di Innistrad e tante altre. Ogni espansione un Ferragosto, una nuova festività. Ferragosto, Santa Lucia, Santo Stefano. E vabbè, con un po' di impegno può distinguere ogni tipo di forma appena prima che si dissolva. Le ali di un angelo in posizione solenne, la festa della Repubblica, sì. In posizione solenne, lupi che ululano e pipistrelli che si muovono in cerchio. Qualcuno da qualche parte potrebbe addirittura tentare di determinare la sua identità, partendo solo da quelle immagini. Anche lei aveva sentito parlare di quel tipo di capacità. Sacerdoti che ti chiedono ciò che vedi nel cielo e lo utilizzano per determinare le tue paure. Arlyn Cord sa bene chi è, ma non avrebbe difficoltà se qualcun altro parlasse di lei. Soprattutto in questo periodo. Innistrad è per lei casa e lo è sempre stato, ma non si è mai presentata a una situazione come questa. Ovunque si volga lo sguardo, tutto è ricoperto di brina. Frammenti di ghiaccio pendono dai grandi alberi che lei graffiava da bambina. Un leggero strato bianco ricopre i mantelli e i cappotti degli abitanti del villaggio. Il rumore familiare delle foglie calpestate si è modificato in qualcosa di diverso. Le meridiane le rivelano che sono quasi le 6 del pomeriggio, ma l'orologio nel centro del villaggio dice che sono solo le 4:30. Il sole tramonta sempre più presto. No, e giustamente lei dice: scusa, è autunno e. Il problema è che le stagioni stanno cambiando troppo in fretta. Alla base di Midnight Hunt c'è questa cosa qui. La luna sta incidendo. La luna ha sempre avuto un ruolo nel cambio delle stagioni. Ci sono tre stagioni in Innistrad. La primavera barra estate. Non ci sono più le mezze stagioni, esatto. L'autunno, che è in teoria quello della Midnight Hunt, appunto, il periodo in cui la stagione del raccolto praticamente, quando c'era lei. Ah, ma sì. Ci sono la primavera, che è la stagione non mi ricordo di cosa, che è la stagione in cui primavera estate le giornate sono più lunghe, si piantano, si può stare più tempo nelle campagne, gli agricoltori fanno festa e piantano tutto quanto. Questa stagione dura poco. Purtroppo ve ne avrei parlato se venerdì avessimo fatto la live di Esplorando, ma purtroppo venerdì è andata come è andata. La primavera estate dura un po' poco, ma comunque abbastanza, perché poi nella successiva fase lunare, Innistrad passa all'autunno locale, che è appunto chiamato la stagione del raccolto, quando le notti si fanno più lunghe. Minchia, voglio vedere su Instagram. Le notti si fanno più lunghe, diventa più pericoloso rimanere di fuori. Ogni giorno che passa il sole tramonta un po' prima, esattamente come il nostro autunno. E poi c'è l'inverno. L'inverno è la stagione in cui non cresce nulla. L'inverno è la stagione in cui cade la neve, anche nelle zone più temperate, molto probabilmente, tranne in Nefalia. Penso che Nefalia sia l'unico luogo dove non cade la neve, forse anche un po' Gavoli, però per esempio Kessig in inverno è molto nevoso e vabbè, Stenzi è nevoso tutto l'anno. Cerco la neve tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Il problema a Midnight Hunt è che la luna contaminata da Innistrad. A Kessig c'era la neve. Ok, sì, c'era la neve. Mamma mia, come uccidere una canzone. Mi dissocio anch'io, mi dissocio. Salutiamo Guccini. Bellissima canzone, commovente. Ci dissociamo dal Kessig e da cose brutte. E dall'insultare e distruggere una così bella e profonda canzone. Quindi, appunto, il problema di Midnight Hunt è che la presenza di Emma Colnella Luna sta avendo un ruolo nelle stagioni. L'inverno sta arrivando prima del previsto, l'autunno di Innistrad sta durando molto meno. C'è letteralmente un raffreddamento climatico a causa appunto di queste strane piogge di luci che
che scendono dalla luna e che si vedono in diverse arti di mille e tante, e che sono opera di Embrapul, a quanto ci è stato detto. Cioè, probabilmente a causa del fatto che c'è Embrapul nella luna. Mi è stato un bel scelgo te, esatto. Appunto, quindi le meridiane le rivelano che sono quasi le 6 del pomeriggio, ma l'orologio nel centro del villaggio dice che sono solo le 4 e mezza. Quindi questo ci fa capire che c'è un problema. L'orologio segna l'ora esatta, ma il fatto è che la notte è sempre più. Non dovrebbe essere. Proprio perché sono le 4 e mezza del pomeriggio. Non dovrebbe sembrare in questa stagione le 4 e mezza non dovrebbero somigliare alle 6. Esatto, è colpa dell'ora legale solare, non l'ha capito ancora nessuno. Il sole tramonta sempre più presto e la luna sorge sempre più presto. La luna, sempre la luna. Riesce a percepire la luna anche in questo momento, seduta nella vecchia dimora. Mentre racconta alla moglie che farà del proprio meglio per indagare sui recenti. Esatto, la moglie è. No, in teoria no. Cioè, no. Ma più che altro non è sposata. Poi che sia o meno Lella, diciamo. She can feel it even now as she sits in the under. La frase originale è She can feel it even now as she sits in the elder's old home. Even now, as she tells his wife that she'll do her best to investigate these murders. Quindi lei è seduta non nella vecchia dimora, nella dimora dell'anziano signore alla cui moglie lei sta spiegando di non preoccuparsi perché lei troverà il modo di indagare su questi recenti omicidi. Che cazzo di traduzione è? Che traduzione è? Allora, amici della Wizard, no, non vogliatemene, ma veramente cambia completamente il significato, il contesto. Mi fai pensare che appunto Arlin abbia una moglie, mentre Arlin, per quanto ne sappiamo, non è né sposata né fidanzata né nulla di tutto ciò. Poi chi se ne fotte se gli piacciono le donne, gli uomini o i lupi mannari? Solo in fuori lupi veri e propri. Quello non me ne frega, però il fatto è che lei non è sposata, quindi. Ma poi c'è. Ah, proviamo ad andare avanti, va? Senza incazzarci. Quando è che la Wizard assumerà veramente il buon Alessandro? Io continuo a dirlo. Assumete Alessandro, Wizard, mannaggia la miseria. Non mi sembra di aver lamentato nulla quando abbiamo letto la sua traduzione di Eldraine. Anzi, magari su alcune cose non ero troppo d'accordo, però non erano sbagliate, era una diversa interpretazione. Qui proprio. Più Alessandri, meno stagisti sottopagati. Stanno avvenendo ogni notte, vero? Le chiede la donna. Anzi. Stanno avvenendo ogni notte, vero? Le chiede la donna al suo fianco. La sua voce è poco più di un sussurro. Di notte sento che si chiamano l'un l'altro. Il mio figlio ci dice sempre che se facciamo attenzione ai nostri simboli saremo al sicuro. Ma la notte scorsa. Nell'altra stanza il sangue del suo Finas è intriso nelle pareti di colore rosso. Oh, che sofferenza! Perché devo soffrire? Io volevo. Io vi giuro, non volevo incazzarmi con i traduttori. Però
se ogni riga è così, porca miseria. Andate al doppiaggio, sì. Prima o poi farò. Potremmo trasformare il racconto gioco in una sorta di gioco di ruolo vero e proprio dove farò un master. È un'idea folle per il futuro. Non è una promessa, è un'idea, ok? Non prenderla come un ah, adesso ricomincia il racconto gioco. No, no. Comunque, il sangue del suo film si è intriso nelle pareti di colore rosso. Oddio, ti prego, sì. Ne parleremo in futuro, molto futuro. Arlene deglutisce a fatica. I suoi occhi si spostano sul simbolo di Avasil appena sopra il focolare. Per metà una pietra massiccia e per metà un insieme di fili e paglia. Le tribolazioni, che poi sarebbe il periodo... Non ho capito perfettamente, ma credo sia le tribolazioni il periodo di Embrakul, quindi tutta la storia di dalla follia degli angeli fino alla sconfitta di Embrakul. Però credo che ogni tanto ci siano un po' di errori, perché mi sembra che si riferiscano quasi all'ascesa oscura. Pure prima, no? Parlava di Lupir. Però no, durante le tribolazioni Lupir comunque c'erano ancora alcuni. Vabbè, comunque, le tribolazioni sono Shadow over Innistrad, Ombre su Innistrad e Eldritch Moon. E non il primo blocco Innistrad. Ne so meno di te, quello sempre, sì, perché io so tutto di Innistrad. Ed ecco qui che Su chiuse la live perché fu insultata dal suo pontefice. Ah, Innistrad sì. Di Jace sai sicuramente più cose di te, sì. Comunque della Lore di Magic mi permetto di dire che sono più preparato. Probabilmente su un sacco di altre cose, il blu sanno di non sapere, so. Su un sacco di altre cose su mi sapresti correggere. Comunque sia, Arlindo irruttisce a fatica, i suoi occhi le tribolazioni hanno lasciato un segno su Innistrad, ma la fede è difficile da sconfiggere, anche nel caso in cui ciò in cui si ripone la fede crolla in modo così pesante come è stato per Avasil. Tipo nella pronuncia inglese, esatto. Franco il senso, dice la donna, Agatha. Il suo compito era proteggerci. Tutto sembrava, per un certo tempo era... Agatha non è di Innistrad, Agatha è di la Toscana, è della Maremma. Non Maremma, è tipo Camilla e Alvaruccio, ma tu non sai chi sono. Il Fantazoo non ti dice niente, sì? Esatto, non sai chi sono. Cerca Fantazoo su YouTube. Camilla Fantazoo, è lei, praticamente. Arlene mette la propria mano su quella di Agatha. No, ma non è niente, era un cartone animato di Super 3, un canale privato della TV laziale. Ma era un cartone animato semplicissimo. No, dai, voglio cercare Camilla Fantazoo. Era una tartaruga che parlava con questo accento così. Parlava come Agatha proprio. Oddio Alvaruccio, cosa tu fai? Giammai. Franklin Tartaruga è solo un brutto imitatore. Alza lo sguardo verso il simbolo per poi spostarlo immediatamente verso il pavimento. No, Franklin Tartaruga è una merda, appunto. È un deficiente. Team Camilla tutta la vita. Non siamo sole, le dice Arlen. Per quanto tetro possa sembrare l'oggi, l'alba arriverà in un modo o in un altro. E per te è facile dirlo. Non ti parlo più. E per te è facile dirlo. È tipo Elsie, però più vecchia e donna. Ma non è affatto facile, soprattutto per Arlene.
C'è un ricordo molto intenso della lancia sollevata dell'angelo. Per settimane, dopo le tribolazioni, i suoi lupi non volevano avere più nulla a che fare con la società degli umani e lei non poteva biasimarli. Vivere tra gli umani voleva dire respirare le loro sofferenze e sopportare il loro peso. I boschi erano origine di vita, mentre le strade, le chiese e i villaggi erano un insieme di morte senza limite. La morte è ovunque, si disse. E voltare le spalle significa voltare le spalle alla bellezza delle imprese umane. Vivere nei boschi è più facile, certo, più semplice, senza dubbio, ma la sensazione di trionfo della caccia è molto lontana da quella del trionfo di un villaggio che resiste all'assalto della notte. Costruire un luogo dove i bambini non hanno bisogno di anni per sconfiggere il terrore del buio, con ricompense che durano generazioni. Do not fear, the dark takes me. Ah, ok. Aspetta, rileggo. Costruire un luogo dove i bambini non hanno bisogno di armi per sconfiggere il terrore del buio. La traduzione italiana è questa qui. Costruire un luogo dove i bambini non hanno bisogno di armi per sconfiggere il terrore del buio, virgola, con ricompense che durano generazioni. In inglese la frase è questa: To build a place where children do not fear the dark takes many years, virgola, but its rewards last generations. Costruire un posto, un luogo dove i children, i bambini non hanno paura dell'oscurità, possono, sì, non hanno paura dell'oscurità. Per costruire un posto dove i bambini non temono l'oscurità, ci vogliono anni, ma una volta costruito, cioè è molto faticoso costruire un posto dove i bambini possono vivere sereni senza aver paura dell'oscurità, ma nonostante tutto la fatica vale, il gioco vale la candela. Perché la ricompensa, esatto, dura molto tempo, dura per generazioni, perché quei bambini cresceranno e insegneranno ai loro figli a non temere l'oscurità e così via e così via. Rileggiamo di nuovo la frase in italiano, poi la mia traduzione, cioè la mia traduzione adesso è fatta col culo, ok? Però meglio comunque della loro, cioè. Costruire un luogo dove i bambini non hanno bisogno di armi per sconfiggere il terrore del buio con ricompense che durano generazioni. In italiano non c'entra un cazzo! Che vuol dire? Costruire un luogo dove i bambini non hanno bisogno di armi per sconfiggere il terrore del buio. Vale intere generazioni! Vabbè, lasciamo perdere la traduzione. Oh santo cielo! Io non volevo fare una roba sulla traduzione, perché io sono l'ultimo che può parlare di traduzioni. Non è che io sia un traduttore vero e proprio, io sì, ogni tanto traduco e riassumo. Dimmi, adesso io, smetti di parlare di traduzioni. Però cazzo, cioè, così veramente. Metti la frase su Google. Ah, ok, su Google Traduttore, dici. Aspetta, ora voglio vedere. No, secondo me il Google Traduttore lo traduce meglio. Aspetta, che devo mettere dall'inglese. Ok, inserisci il testo. Per costruire un luogo dove i bambini non temono il buio, ci vogliono molti anni, ma le sue ricompense, ultime generazioni. È meglio Google Traduttore che loro, ok? Io lo faccio vedere a schermo, lo faccio vedere a schermo. Questa è la traduzione.
Google traduttore che appunto non riesce a tradurre bene Last Generations e lo trasforma in Ultime Generazioni, ok? Comunque riesce a tradurre meglio, a cogliere meglio il significato della frase rispetto a degli esseri umani pagati per fare questo lavoro. Molto bene, andiamo avanti. Si reca dunque quindi nei villaggi che dovrebbero aver studiato per questo, capito? Tra l'altro. Si reca quindi nei villaggi, nelle cittadine del Kessig per fare il possibile per fortificarli contro l'oscurità. Agatha dà un'altra occhiata al ceppo nel camino. Agatha throws another log on the fire. Log. Ora, non so cosa. Ok, non so cosa sia log. Non mi fido più delle traduzioni italiane, esatto. Ceppo, ok, allora avevo intuito bene che quello che fa Agatha è buttare un ceppo nel camino per ravvivare il fuoco. Il pezzo dell'albero, perfetto, un ciocco di legno, diciamo. Butta un ciocco di legno nel fuoco del camino per ravvivarlo. Io questo avevo intuito leggendo la traduzione. Cioè, leggendo la frase originale, anche se non ero certo di cosa significasse log, avevo intuito questa cosa qui. Ok? Loro hanno capito, Agatha dà un'altra occhiata al ceppo nel camino. Adagiandosi sulla nella vecchia usurata sedia, non lo so perché, non lo so, andiamo, facciamo finta di niente. Adagiandosi nella vecchia usurata sedia, si stringe ancora di più nel mantello del marito. Anche il suo fiato si condensa in nuvolette. Arlene prende in considerazione l'idea di chiederle cosa veda in esse. Signora Horde, le dice. Questa rubrica mi viene di andare correggendo, esatto. Che poi capito, magari ogni tanto ci può stare una frase sbagliata, una distrazione, come si chiamano? Quando sbagli a mettere una virgola per dire, quando in fase di revisione rimane un errore perché c'è stato un refuso, ecco, un refuso, ci sta, per carità, nessuno è perfetto. Ma porca puttana! Doveva durare mezz'ora, sta durando 40 minuti. Esatto, i refusi sono un'altra cosa. Non sono certo intere frasi sbagliate e comprese. Cioè, è proprio l'incapacità di comprendere il testo. Porca puttana. I bambini elementari, secondo me, lo capirebbero meglio. Signora Hord, le dice. Sì, si sta facendo buio, vero? Abbiamo detto che domani fai il test. Domani c'ho la riunione, non c'ho ancora la scuola, devo aspettare ancora un paio di giorni per capire quando e come farò la scuola, le lezioni. Arlinde deglutisce a fatica. Uno sguardo fuori dalla finestra è sufficiente a confermare le paure di Agatha. Entra, a questo punto mi domando se fosse uno sguardo fuori dalla finestra o se Agatha abbia buttato un ceppo fuori dalla finestra. Entrambe si rendono conto della risposta. Pure quella domanda fa capire molto bene quanto in difficoltà l'abbia messa la morte del marito la notte precedente. Gli abitanti del Kessig raramente si affidano alle loro superstizioni per sentirsi al sicuro dai pericoli che preferiscono non nominare. Meglio essere sincera. Andiamo a vedere qui. The but no, what the answer is that she didn't ask speaks to her.
Sì, in effetti la frase è Cassie Girls, dove tanto è Cassie, so often rely on their superstitions to keep them safe from things they'd rather not name. Molto spesso, così spesso, gli abitanti del Kessig si affidano alle superstizioni per cercare di spiegare quello che non comprendono. Ma in italiano hanno detto che non lo fanno! Ma infatti a me suonava strano perché io sapevo che appunto gli abitanti del Kessig sono superstiziosi. Lo viene detto molto spesso in quasi tutte le guide. Ti viene detto che sono più superstiziosi perché campano. Io sto perdendo un polmone, giuro. Oddio mio. Campano le superstizioni perché sono quelli più lontani, a parte Stenzia, dalla chiesa di Avacyn. E sono molto tradizionalisti, molto isolati, e quindi la superstizione che si rifà in realtà a culti pre-abasiniani è molto radicata in questa zona. Proprio perché la dottrina ufficiale non arriva, in caso sta perdendo Paolo, esatto, non arriva perfettamente. Queste zone così isolate, questi villaggi così isolati, vanno quindi a creare la propria idea, le proprie tradizioni che si uniscono alla religione. Non mi ricordo se era un'altra Magic Story o se era, lo leggevo nell'artbook da qualche altra parte. Cioè, gli abitanti di Kessig hanno mille e una tradizione, tipo che manca. No, c'è nell'artbook. C'è questa cosa: gli abitanti di Kessig, prima di partire per un viaggio, mangiano tipo aglio. Che è il traduttore? Non lo so se c'è scritto. Mangiano aglio e. No, non c'è scritto. E roba schifosa. Si riempiono lo stomaco di cose cattive che dal sapore, appunto, Fortunello, esatto. Dal sapore cattivo, in modo tale che se dovessero incontrare un lupo mannaro. Se dovessero incontrare un lupo mannaro, quello non si azzarderebbe a morderli perché avrebbero un odore e un sapore, cioè riconoscerebbe in loro un sapore molto poco appetibile, ok? Apparirebbero come un piatto di merda fumante anziché come un soffice pezzo di carne di agnello, ok? È una superstizione, è una cazzata, perché poi comunque i viaggiatori non è che il lupo mannaro sta a badare al fatto che prima ti sei mangiato tipo 40, prima di partire hai mangiato una treccia d'aglio intera, che hai l'alito che puzza da morire. Non gliene fotte un cazzo, ti mangia comunque. Però gli abitanti di Kessig sono invece così superstiziosi da farlo lo stesso, perché secondo loro ti dà una cosa, ti dà una protezione. Perché le tradizioni dicono così. Per quello mi suonava strano che invece si affidano così poco. Vabbè. Non ha alcun senso, dice la donna. Però mi sono perduto. Dovevo davvero farti del male fino alla fine? Sì. Ormai l'ho detto e lo faccio, porca puttana. Si sta facendo buio, vero? Dice la vecchia Agatha. Meglio essere sincera. Sì, penso di sì. Questa è la voce di Arlincourt. Agatha solleva le ginocchia. Gustav e Klein dicono. Klein! Dicono che i loro raccolti non stanno crescendo nel modo in cui dovrebbero.
In genere è stato un danno e non ricevono neanche la luce necessaria. Non voglio sapere. Il raccolto non è lontano, risponde Arlin. Dovrei aumentare le scorte, ma dovrebbe essercene abbastanza per nutrire tutti per questa stagione. I cacciatori possono occuparsi del resto. Questa stagione, ripete Agatha. La prossima. E cosa succede quando tutti i nostri cacciatori sono... Fa un gesto in direzione dell'altra stanza, al sangue che Arlene può sentire nel fondo della propria gola. Quell'aroma richiama una parte primordiale del suo essere, una parte che dice che i cacciatori troveranno più carne che mai, con così tanti lupi tra di loro. Dicono che fosse un vampiro, dicono che fosse un vampiro, ci credi? Un vampiro qui, dice Agatha. l'hanno inseguito, mi hanno chiesto se volevo vedere il suo cuore, hanno detto che è stato facile ucciderlo. Penso di averli visti venendo qui, risponde Arlene. Sembrava come uno spaventapasseri, ma più grande, con zanne, una specie di effigie. Sul viso di Agatha appare un leggero sorriso. Sembra un miglioramento. Quella è opera della strega. Fino a se pensa che sia una buona idea che ci possa essere aiuto. Pensavo che lo fosse. Arlene si versa ad un'altra tazza di tè. Nell'aria gelida i riccioli di vapore salgono dalla tazza e si dirigono verso il soffitto. L'intenso sapore delle erbe rende quella sala grigia leggermente più luminosa. No, no, tieni, le dice. Tutte quelle lacrime ti avranno fatto venire sete, anche se non te ne accorgi. Sorride di nuovo e avvicina la tazza alle labbra. E Baio, non so che cosa tu abbia aggiunto, ma le spezie danno un sapore caldo. Questa è una vecchia ricetta di famiglia, risponde Arlena. Si basa su ciò che le era sembrato buono all'olfatto l'ultima volta che era andata nei boschi. Se la rivelo mi tormenteranno. They haunt me. Vabbè, haunt me. Va bene, ci potrebbe stare. Agatha emette una specie di risata, un respiro breve seguito da uno più lungo. Non si può sapere. No, non si può, risponde Arlene. Si versa anche lei una tazza. Ho un'idea, mentre beviamo queste tazze, parliamo delle nostre famiglie. Io ti racconto dei miei fratelli e tu mi racconti di Phineas. Il suo gesto per annuire con il capo è quasi nascosto dal gigantesco maglione di lana. D'accordo, posso farcela. Mi fa piacere, risponde Arlene. E poi mi puoi dire di più su quella strega? Così allunghiamo il testo a caso? Ah, ok, dici del racconto. Arlene conosce questi boschi e loro conoscono lei. Ovunque si posi il suo occhio, un ricordo la accoglie. Qui i graffi su una quercia durante una vecchia caccia. Lei e i suoi lupi avevano seguito un cervo bianco nella foresta per 2 giorni. Pensavano che sarebbe stato più facile trovarlo, ma c'era qualcosa in quel cervo, qualcosa che la stregava ogni volta che ne individuava l'odore. Una volta accerchiato e intrappolato alla base di una scogliera, lo avevano lasciato libero. A volte era sufficiente la soddisfazione di aver messo la preda alle strette. Non è però ciò che il lupo le dice. Ricorda di averlo avuto di fronte, con gli occhi di un colore rosato misto di sangue e acqua e la pelliccia lucente con la neve che aveva sognato così spesso. Ricorda la fame crescente nel profondo dello stomaco. Quando sei a quattro zampe è così facile sentire sapori, è così facile mordere, strappare e ferire con gli artigli. I lupi mannari di fianco a lei le avevano comunicato in modo chiaro le loro intenzioni, con i loro cupi ringhi e lo strillo dei denti. Anche loro erano affamati. Ma c'era qualcosa in quel cervo, qualcosa che le comunicava che non era destinato ai loro stomaci. La bellezza innocente era rara su Innistrad, rara quanto l'innocenza, e non sarebbe stata lei ad abbatterla. Praticamente è l'anda tenebrosa. Arlene prese la sua forma umana. Nonostante che cazzo era Kellrit, esatto.
Nonostante fossero contrariati, i lupi si fermarono e non dissero nulla. Lei invece sussurrò una benedizione. A quel punto il cervo bianco corse via. I lupi avevano ripreso la loro caccia. Alla fine trovare un altro pasto non era stato difficile. Siamo messi a letto tutti e cinque, raggomitolati gli uni sugli altri, con le pance piene di carne, non proprio benedetta. Al risveglio del mattino dopo, di fronte a loro era un teschio, sorretto da una spada conficcata nel terreno. È vero, i lupi che ballano a letto. No, allora, ok. Qui spezzo una lancia a favore del traduttore. In originale è Dave had gone to bed. Sì, poteva. Qui è lo sbaglio è nell'autrice che poteva scrivere to sleep. Perché comunque si parla, a meno che non siano andati veramente a letto. Però no. Probabilmente no, significa che sono andati. Poteva usare to sleep. Sì, sì, sono tutti lupi mannari questi. Sono tutti lupi mannari. È il branco a cui appartiene Marlin da giovane. Il branco che scopriremo tra poco. Sì. No, però perché dice. Raggomito. Sì, oddio, sì. Potenzialmente sì, sono tornati umani. Raggomitolati gli uni sugli altri. In originale dice curled up around each other with the stomach, eccetera, eccetera. Tecnicamente sì, potrebbero essere tornati umani e essere andati tutti a letto. Però poi si parla di una spada conficcata nel terreno. Quindi. Into the ground. Quindi sì, diciamo che. L'autrice ha voluto mettere to bed, sarebbe stato più corretto to sleep, però non sappiamo perché l'autrice abbia messo to bed, magari aveva una sua idea, non ci interessa, in questo caso ci sta, è giusto tradurre a letto. Sono più d'accordo col tradurre letteralmente andare a letto rispetto al cambiare e decidere tu che cosa l'autrice volesse intendere, perché magari veramente gone to bed intenderà qualcosa di particolare, un errore che non è del traduttore. Esatto, wow. Al risveglio del mattino dopo, di fronte a loro era un teschio sorretto da una spada conficcata nel terreno, una pelliccia bianca era attaccata all'osso. Conosceva l'odore, quella spada, conosceva l'odore che proveniva dalle carni del daino e comprendeva il messaggio, ma non era un cervo, era un cervo. Era un cazzo di cervo. In the deer. Ok, allora, ok, perché l'autrice usa stag e poi deer, che però. Io ti lascerò, dai, la primavera. Però entrambi significano cervo. Tecnicamente deer significa anche daino. Qui pure non do la colpa al traduttore, onestamente. È l'autrice che ha voluto cambiare da deer a stag. Stag, come si pronuncia stag? S-T-A-G. È stato un cervo di 3000 frasi. Ma. È che in realtà nell'idea dell'autrice probabilmente è. Tu dici che ignoranza è il traduttore. Però io pure non sarei stato così sicuro di tradurre perché ha usato un altro termine l'autrice, per quanto sinonimo. Però sì, probabilmente a quel punto avrei deciso che era un cervo. Per evitare ripetizioni, dici. Boh, non sono troppo sicuro, perché comunque più volte, cioè prima ha detto più volte che non serve, poi su un deer
e poi Stag, però ok. Diciamo che è un 60-40, 40 autrice, 80-20, 20 autrice, 80 traduttore. Comunque, conosceva quella spada, conosceva l'odore che proveniva dalle carni del daimo e comprendeva il messaggio. Topolar non aveva mai apprezzato la sua propensione alla gentilezza. Ovunque sia e qualsiasi cosa stia facendo, non sono più una sua preoccupazione. Avevano scelto sentieri diversi molto tempo fa. Lui aveva trovato un branco e lei anche. I lupi hanno sono impazienti di incontrarlo e desiderosi di giocare. No, no, non ho sbagliato. I lupi hanno sono impazienti. Va bene. Trovate le streghe, aveva detto loro, e loro erano stati contenti di poterle offrire il loro aiuto. Ogni pochi minuti entrano nel bosco per rispondere alla loro chiamata, solo per trovare un ramo dalla forma bizzarra che l'attende e il lupo di turno che la osserva speranzoso. Lo ringrazio ovviamente e farò tesoro degli indizi raccolti anche da quegli strani rami. No, proprio zero. Più penetrano nel profondo dei boschi, più muta l'aroma del luogo. Un aroma aspro brucia all'interno delle sue narici, seguito poco dopo da un caldo sapore di cannella. Tornata alla forma umana, ha la possibilità di osservare i rami in modo più accurato. In effetti c'è un indizio. Una serie di mezzelune e di cerchi, intagliati da una mano attenta. All'estremità, pendente da uno dei rami più piccoli, si trova un frammento di opale definito. Strizza gli occhi. Si tratta di incisioni decorative oppure... Agatha aveva detto che Finna si seguiva indicazioni segrete per trovare l'enclave. A Linda accompagna una forte carezza tra le orecchie. Ottimo lavoro, gli dice. Sparpagliamoci in quella direzione. Il lupo balza, si abbassa e poi scatta come un proiettile. Fum, via come un'anguilla! A proposito dei daimi, in effetti. Dovevi vedere che belle colline muschiate che aveva. Come una catapulta. Lei impiega un solo istante per cambiare forma e seguirlo. Lui è il più veloce del branco. I lupi non possiedono nomi nel modo a cui sono abituati gli esseri umani. Ma sembra sbagliato trascorrere così tanto tempo con qualcuno senza assegnarne uno. Assegnargliene. Forse. Vabbè, non so. La linea bianca lungo il fianco di questo e la sua sorprendente velocità gli hanno meritato il nome di Saetta. Che vuol dire gli hanno meritato? Grazie alla lunga linea bianca che scorre lungo il suo fianco e alla sua sorprendente velocità, il lupo mannaro si è meritato il nome di Saetta. La sua compagna, Zanna Rossa, che dovrebbe essere Red Tooth se non sbaglio, sì, Streak, scherzi, tradurre bene, Red Tooth, sì. Zanna Rossa li segue a un buon ritmo, sempre attenta nei confronti di possibili pericoli. Pazienza, che ha ricevuto questo nome per averla attesa di fronte alle porte della cattedrale ogni giorno, è a pochi metri da Zanna Rossa. A volte riesce anche a superare la compagna. Ma Cigno, il più robusto, è il più amichevole di tutti, chiude il gruppo con la lingua a penzoloni. Bowler. Ora che sa ciò che deve cercare e seguire i simboli diventa molto più facile. Può dedicarsi appieno alla caccia, apprezzando le foglie al di sotto delle sue zampe, la frizzante aria della foresta e i sensi carichi di vitalità. Correre rapidamente su quattro zampe appare molto più naturale che passeggiare su due. A volte pensa di non essere mai riuscita davvero a correre nella forma umana. L'ululato entusiasta di Macigno è solo il primo. Tutti lo sentono, il brivido del prorompente mondo selvaggio, con i pericoli di Innistrad allontanati dall'euforia del momento. Arrenzionisce loro. Almeno in questo momento vuole sentirsi libero.
Ma non appena, ma non appena l'ululato iniziale termina, lo vede di fronte ai suoi occhi. Un cervo di un puro colore bianco al di sotto di un ramo decorato con intagli d'argento, nel pallido sguardo di quegli occhi rosa incrocia quello di lei. Arlen si blocca sul posto. I peli sulla schiena si rizzano, intima gli altri di non muoversi. Comunque il cervo fa schifo, è bianco, esatto. C'è qualcosa che non va. Non potevano essercene due. Poi incontrarlo proprio qui tra tutti i luoghi possibili. Qualcuno sta cercando di ingannarli, ma lei non sarebbe caduta in quella trappola. Un respiro profondo dell'aria circostante le dona maggiori informazioni, come anche vedere il cervo che si allontana lentamente dal gruppo. Per prima cosa, il suo odore non è quello di un cervo. Colore, sì, tonalità anche. Possedeva anche un profumo di magia, ma non di un cervo. Secondo, il suo non era il comportamento di un cervo. Conferma che quello di prima non era un daino, esatto. Qualsiasi animale della foresta sarebbe fuggito di fronte a un branco di lupi. L'unica eccezione era data da altri lupi mannari, ma quello non era neanche un lupo mannaro. Il cervo passeggia intorno a loro. Zanna rossa abbassa il muso e ringhia al suo avvicinarsi. Il cervo si allontana e incrocia di nuovo lo sguardo con Arlene. Il modo in cui piega la testa è l'ultimo indizio che le serve. Arlene ordina immediatamente agli altri di non muoversi, scivola dietro un albero e riprende la forma umana. Pazienza le si avvicina con la sua sacca in pelle da cui lei estrae i vestiti. Ah, questo è un dettaglio che mi era sfuggito, infatti. Khalil, davvero? Khalil, davvero? La chiama. Mi auguro che mi concederai un istante per rendermi presentabile. I boschi intorno a lei sembrano mettersi a ridere. E lei sente il brivido lungo la schiena mentre muta la propria forma. Solo in quel momento si guarda intorno e si rende conto di essere al di sotto di uno degli imponenti archi in pietra del Celestus. Qualcosa di quella struttura le ricordava sempre gli ingranaggi di un orologio. Si diceva che a volte quegli imponenti bracci ruotassero intorno alla piattaforma centrale, che a sua volta era grande come un villaggio. Arlene non lo aveva mai visto avvenire con i propri occhi, ma aveva un'idea degli antichi rituali che avrebbero potuto causarlo. Dovevano essere penetrati nel profondo dei boschi, di cui la madre di Arlene ammoniva sempre. Dai quali la madre di Arlene la ammoniva sempre. Capisco non saper tradurre, ma per favore almeno l'italiano. Dicendo di tornare indietro appena vedesse gli anelli spezzati. Rileggiamo. Dovevano essere penetrati nel profondo dei boschi, di cui la madre di Ellie ammoniva sempre. Dicendo di tornare indietro appena vedesse gli anelli spezzati che fuoriuscivano dal terreno. La mia sofferenza mi provoca piacere. Vabbè, sono contento. Noi ci lamentiamo di Matteo, negli script game, di Matteo che non riesce a scrivere nella maniera più corretta grammaticalmente le sue storie in Innistrad. Per quanto lui si impegni comunque, almeno mi ha dimostrato di saper di cercare di fare il suo meglio, ci lamentiamo. Comunque le sue storie non sono perfettamente comprensibili in italiano, scritte perfettamente. Se sei in linea, Matteo, non volerne non è una critica, è una anzi, è un complimento. Almeno lui lo fa come hobby ed è un ragazzo, esattamente. Costui non lo fa come hobby, non è un ragazzo, probabilmente è un giovane uomo, magari, per me ragazzo. Finisci di essere un ragazzo intorno ai 23 anni, diciamo, 25 anni diventi un giovane uomo. O donna, chiaramente, o non binary, o qualunque cosa tu voglia, in qualunque stato
sesso, genere o non genere tu voglia essere rappresentato. Questo lo fa di lavoro, pagato, retribuito, stipendiato, remunerato. Io nel 2012, 10 anni fa, ho aperto Innistrad e vi ho fatto vedere i primi post di Innistrad nella live con Giorgio dello scorso compleanno a gennaio, scritti in una maniera orribile, sintassi terribile, va bene, facevo schifo nel 2012. Nel 2021, per quanto ogni tanto becchi anch'io qualche errore, ogni tanto succede, mi succede, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, io comunque sono migliorato. Ho lavorato sulla mia grammatica e soprattutto nessuno mi paga. Non sono stato assunto per tradurre una cosa. Lui, barra lei, barra dei, costui, questa persona è stata assunta per tradurre e scrivere in italiano corretto. Un traduttore dovrebbe conoscere almeno a dito la grammatica, esatto. Da bambina si domandava come fosse scalare quell'ampia superficie piatta e se gli abitanti di Trabben si svegliassero ogni mattino con quel tipo di paesaggio. Forse se ci fosse andata lei stessa avrebbe potuto far finta di essere una qualche nobile viziata. Ora, da adulta, osserva gli intagli lungo la superficie butterata, con preoccupazione e le lenti con evidente disagio. Sua madre aveva ragione nell'ammonirla riguardo al Celestus. Qualsiasi fosse stato il suo utilizzo, sarebbe stato meglio lasciarlo nel passato. Se mi perdoni per il piccolo inganno, per il mio piccolo inganno, io perdonerò il fatto che ti stia vestendo, le risponde la strega, che era travestita da trasformata in cervo. Ah, però la voce è allo stesso tempo maleante e distante, quindi no, non può essere, non può parlare così, tipo la Palombelli. Se mi perdoni per il mio piccolo inganno, io perdonerò il fatto che ti stia vestendo. Oh, se mi piace questa voce. Mi piace che rida da solo. È ammaliante e distante, dai. Buona ministra, anzi, lo facciamo ASMR. Se mi perdoni per il mio piccolo inganno, io rispetto a me. Sono alle orecchie di Arlin, una matrona, sono, ti prego ancora, ma ti prego basta. Oh, perdona. Ho capito, basta, però questa persona deve essere con una voce ammaliante. Come ti ammalia? I lupi di questa foresta. Allora, suona alle orecchie di Arlena come una matrona di un villaggio che ha compreso, cioè in realtà il mio masochismo mi fa dire ancora, che ha compreso da molto tempo di aver di fronte a lei colei che le ruba i pezzi di torta che si stanno raffreddando. I lupi di questa foresta non hanno un comportamento così controllato. La maggior parte di loro si sarebbe lanciato all'attacco. Che metafora è? E che te devo dire? Credo sia così anche l'originale, dai. Sì, è la stessa anche l'originale. La matrona del villaggio che ha compreso da molto tempo che sei stata tu a rubargli i pezzi di torta che ha lasciato sul davanzale a raffreddarsi. Che fa molto l'Orwin, tra l'altro. Con i Bogart che rubano le torte ai Kitkin.
Arlene gira intorno al tronco. Dove un tempo erano solo alberi e sottoboschi, e sottobosco ora vede un'enclave celeste. Siamo su Zernica. Rami e pelli posizionati a formare tende decorate con le stesse mezzalune e sfere che aveva visto in precedenza. Candeliere fluttuanti immergono quel luogo in un'atmosfera di mistero, completata dagli strani spaventapasseri in ogni direzione. Visibilità in ogni direzione. Arlena aggrotta la fronte. Candelieri guida. Questo era il nome con cui li chiamava sua madre. Una vecchia storia narra di un candeliere che aveva salvato un ragazzo che si era perso nei boschi, riportandolo fino al festival del raccolto. Un'altra racconta di cacciatori che si radicavano nell'Ulvermald alla ricerca di pelli. Il primo anno nessuno di loro era tornato. Il seguente erano apparse queste guide, nate dalle preoccupazioni della loro famiglia. Non aveva mai pensato che ne avrebbe vista una di persona, e ancor meno di vederne così tante. I ghigni incisi nei loro volti da cui scendeva la cera, solo su Innistrad immagini come quelle potevano essere di conforto. Ma la strega su Innistrad da quando? Me la sono persa. No, le streghe ci sono sempre state su Innistrad. Le streghe su Innistrad sono congreghe di persone che o venerano demoni o antichi culti. Tendenzialmente sono negative, sono considerate alleate delle creature della notte. Però in Innistrad Midnight Hunt le streghe. Come non ricordo una singola carta strega? Guarda, le posso provare tranquillamente. In Innistrad 1 e 2 te le posso trovare tranquillamente, in Innistrad 1 e 2. Ciao, Innistrad, ecco qui. Witch. Cosa? Sì, il nome. In Innistrad originale troviamo anzitutto il Witchbane Orb, quindi l'orbo antistrega. L'orbo. Non ho visto la strega, porco. Ok, adesso è tornato. Non so spiegare che cosa gli sia preso tutto un botto, tutto da un tratto. Stavo dicendo che esistevano le streghe in Innistrad già nei primi due blocchi. C'era la Kindly Stranger, la Accursed Witch, la Bitterheart Witch, per lo più legate al mana nero, perché erano considerate appunto eretiche, nemiche di Avacyn e legate più che altro ad antiche tradizioni o a culti demoniaci che comunque erano oscuri. Però in realtà in Midnight Hunt le streghe sono state, diciamo, retconate, ma in realtà si è sempre detto che esistevano anche delle streghe positive in un certo senso. E in Midnight Hunt ce le hanno fatte vedere, Catilda appunto. E boh, a questo punto io andrei avanti e vado avanti. Però non so che fine abbiamo fatto gli spettatori. Come entro nel video e carica a vuoto.
Boh, sta cosa è strana, sta cosa che succede a Sue è molto strana. Ah, adesso è partita. Bisogna soltanto evocare il tuo nome, evidentemente. Boh, vai a capire perché. Torniamo a noi. Stavo mostrandole Marco Elliot, esatto. Colpa sua sempre. Stavo mostrando le streghe. Che appunto, eccole qui, vedi? Esistono già da Innistrad 1, dove erano per lo più comunque considerate parte integrante delle creature della notte, persone che tendenzialmente se ne stavano per cazzi loro e che erano però legato... Sono sciamani, sì, ufficialmente, cioè il tipo era sciamano, perché non erano streghe tipo... Sono sciamani appunto, perché le streghe di Innistrad sono... Ah, intendevi un tipo strega, ok, no, allora no. Perché le streghe di Innistrad di fatto sono sciamane. Credo che persino Catilda e quelle positive, le streghe buone, diciamo... No, le nuove streghe sono considerate warlock. Ma perché semplicemente le vecchie streghe erano considerate sciamane e quelle nuove ormai esiste il sottotipo warlock. Il sottotipo witch credo sia solo per le streghe di Eldraine, cioè tipo streghe cattive eccetera eccetera. Sì, sono sciamenne, esatto. Comunque, torniamo alla nostra storia meravigliosamente tradotta. E i candelabri, io temo di aver capito che cosa sono. Quelli che il traduttore ha chiamato candelabri sono, in inglese, candle guide. Ok? Che cos'è una candle guide, mi starete chiedendo? Tradotta in italiano come? Beh, però l'hanno tradotto ufficiale. Ok, va bene. No, però no, effettivamente, infatti, è comunque sbagliato, perché le candle guide sono le zucche di Halloween, sono queste. Questa è una candle guide, le zucche con la candela, letteralmente le zucche di Halloween. Candle guide in italiano è stato tradotto come candeliere, sì, ma candeliere guida, perché c'è il guide appunto. Ok? Nella carta ufficiale. Nel racconto è tradotto semplicemente come candeliere e basta. Quindi tu ti immagini questi tipo lumiere della Bella e la Bestia, sti candelieri così che volano in aria e dovrebbero avere un ghigno stampato addosso. What? Che cazzo? Ma ci sono anche persone all'interno dell'enclave, una ventina. Alcune donne, alcuni uomini e alcuni dell'aspetto che sfuggiva a una facile identificazione. Abbigliati con copricapi leporati, sussurrano incantesimi vicino ai candelieri guida. Adesso sono candelieri guida. No, ok, prima... Ok, semplicemente più spesso... Boh. Adesso effettivamente li chiamo candelieri guida. No, forse ho sbagliato io. Candelieri guida. Di un candeliere. Perché ogni tanto li chiamo candelieri e ogni tanto candelieri guida. Ogni tanto solo guida. Che comunque come traduzione fa cagare, sì, sono d'accordo. Però, onestamente, non saprei trovarne una più adatta. Cioè, già, oddio, già candele guida
sarebbe meglio, cioè il candeliere proprio non c'ha senso. Comunque, due donne si trovano a migliaia perché idem, ma non è il mio lavoro, esatto, giusto. Un uomo dalla pelle scura incide un ampio pigno in una zucca, esatto, il suo, mentre le pietre lunari oscillanti del suo copricapo luccicano la luce. Due donne si trovano ai due lati di un pentolone ribollente. Forse a causa dell'aria gelida, Arlin... Vado a vedere come l'ha tradotto Ale. Ok, giusto, giusto, brava. Arlin riesce a vedere il fumo che si solleva a pochi metri di distanza. Insieme alla vista del fumo giunge anche l'odore di un delizioso stufato. Una donna seduta di fronte a loro su un tronco ricoperto di muschio, con un bastone in grembo. La sua chioma bianca è avvolta più volte intorno alle varie sporgenze. Mi sono perso. Del suo copricapo. Sulla sua pelle scura sono dipinte mezzelune e sfere che si mescolano con i suoi lineamenti. Non è facile determinare se siano i lupi o Arlin che attirano di più la sua attenzione, ma lei trova questa situazione divertente. Non siamo tutti lupi, dice Arlin. Osserva l'enclave stringendo gli occhi. E immagino che voi non siate tutte streghe. Non possono esserlo. Arlin non percepisce aroma di malvagità in questo luogo. Malvagità. Per quanto le ombre proiettate dai loro copricapi possano essere spaventose e per quanto le pitture modificano in modo bizzarro le loro fattezze, non ci sono dubbi sul fatto che siamo male. Che è già un elemento rassicurante, sebbene non abbia alcuna idea delle loro intenzioni. La magia di questo posto non ha l'odore solito degli altri tipi di magia. È come se qualcosa fosse stato lasciato a fermentare, durando un aroma di antico. Dipende dalle persone a cui poni questa domanda, risponde Catilda. Prima dell'arrivo dell'arcangelo eravamo quasi tutte streghe. Dopo il suo arrivo ci siamo nascoste nelle ombre e ora che non c'è più siamo tornate alla luce. Arlin inclina il capo. Non mi sembri così anziana. Non è necessario che io fossi presente in questa forma e con questo nome, risponde Catilda. Indica. Aspetta, quando si è presentata come Catilda? Vabbè, qui è un errore della. È un errore dell'autrice, però. Una ghianda non è una quercia, però con il tempo l'acqua. Con il tempo, l'acqua, il sole può diventare una quercia. Per noi è lo stesso. Voi siete in grado di far ricrescere? Commenta Arlin. Chi sei? Noi siamo ciò che un tempo che era un tempo e ciò che sarà. Noi siamo ciò che l'oscurità non può uccidere. Siamo la congrega albacorno. Mi sta venendo male, purtroppo. La donna parla con una voce che suona come tre. I suoi occhi si dilatano ogni sillaba. L'estremità del suo bastone risplende, lo mette a contatto con il terreno. La boscaglia circostante prende vita, cresce rapidamente e assume una forma bizzarra. Dopo pochi secondi, Arlin la riconosce, il capo fiero del cervo bianco. E chi sei invece tu, lupo? Ok, questa mi piace di più come voce per la pinna. Il mio nome è Allen Cord, risponde. Non guarda il cervo boscaglia negli occhi, neanche quando fioriscono. Conosce bene l'aroma di bella donna. Non esisterà alcuna congrega albacorno se non ci saranno altre albe, e a questo ritmo a breve non ci sarà più un'alba. Sono qui alla ricerca di risposte. Non me ne hai date. Un altro tocco del bastone di rampicanti riempie i vuoti all'interno della testa del cervo. Fa due passi in avanti e china il capo di fronte a Catilda, un servitore al cospetto di uno strano sovrano. Ma questo per ora lo teniamo da parte. Le mie risposte per te sono evidenti come la foresta che ti circonda e il battito del tuo cuore umano. Saetta fa battere la coda contro il terreno. Anche Arlin si sente più impaziente. Questa strega, questa Catilda,
Perché queste persone non riescono a essere dirette? Potresti essere un po' più chiara, le risponde. La mia vista non è più quella di un tempo. La strega sfiora la testa del cervo con il bastone. Si forma una corona di rami e fiori. Esiste un rituale proprio per questo. Arlene non segue con lo sguardo il cervo che si allontana, ma lo tiene fisso su Catilda. Se c'è qualcosa che ho imparato è che i rituali non sono mai facili. In questo si trova il loro potere. Un rituale concentra la comunità e le sue tradizioni. Con il tempo, centinaia di persone aggiungono la propria fede al suo potere, che cresce ben oltre ciò che un singolo mago potrebbe solo sognare di ottenere. L'arcangelo ci ha distratto da queste tradizioni, e da queste traduzioni. Dobbiamo recuperarle. Dobbiamo recuperare il raccolto. Abbas non aveva distratto nessuno da nulla, ma non è questo il momento per affrontare questa discussione. Per quanto potesse bruciare nel piatto di Arlin, non è il momento adatto. Il raccolto, come negli antichi racconti. Esatto, è proprio quello. Come non la trovi? Aspetta, provo a cercare io al volo. Tanto. Oh, no, non ti rifiuto dall'altro. Niente, ok, non è importante. E andiamo a traduzioni. Eccolo. Ecco qui. Quindi Salmini e Tant a prima vista. Forse è una uscita di spoiler. Boh. Ma può essere però in effetti, eh. Uscire dai tenti in italiano potrebbe essere. Però magari c'è un'altra. Ci sono altre carte che ci danno la Candle Guide. Proviamo un po' nel framework text. No, solo Candle Guide. Strana sta cosa. Molto strana. L'orso, la testa di zucca. Non c'è proprio in effetti, sta cosa è molto strana. Molto deprimente anche. Non sapevo mai come il buon Alessandro abbia cercato di tradurre Candle Guide. Dovremmo accontentarci di questa traduzione manchevole. Diciamo, glielo chiederemo, esatto. E come posso... no. Per quanto avessi piacere, normalmente il raccolto, come negli antichi racconti. Esatto, proprio quello, risponde Catilda. Te speziate i pasticcini? Chiede Arlene. Il fuoco brucia più caldo. Essendo una sacerdotessa di Avasin, Arlene sapeva bene quanto fosse forte la protezione dell'arcangelo. Come possono proteggerci? Il raccolto è molto di più, risponde. Il sole e la luna si alternano nel cielo. Il raccolto è il momento dell'umanità, la nostra celebrazione di un altro anno di vita. Abbiamo vissuto troppo a lungo nella paura, ci siamo affidati troppo a lungo a forze esterne per farci salvare. Noi siamo la nostra salvezza. Un enno ci aspetta, la interrompe Arlin sollevando le mani. Quante persone vuoi unire? Tutte.
tutti quelli che verranno, risponde Catilda con la pazienza di una sacerdotessa di un villaggio. Insieme possiamo fare ricorso alla nostra forza collettiva al di sotto del Celestus e attraverso esso ristabilire l'equilibrio. All'esco della testa la sua esasperazione diventa visibile. Potete agire, esatto, ho imparato dagli Eppoch. A questo punto potresti mandare una lettera a ogni predatore di Innistrad, radunare così tanti umani, un evidente invito ad un attacco. Ci sono già state abbastanza morti, non vogliamo mettere in pericolo ancora più vite basandoci su una vecchia storia che hai letto su qualche libro. Non l'ho letta sul libro, risponde Catilda. La sua voce si fa tagliente e si alza anche dal suo tronco. A lei viene sorpresa quella donna imponente e solida come le querce che ha lodato. L'ho letta su Facebook, Catilda complottista, naturalista che si cura dal cancro con i fiori di Bach. Mamma mia. Un leggero aroma di terriccio colpisce lo fatto di Arnil, ma non ha senso. Catilda non è un ghoul. Ci saranno guardiani, Arlin Cod. Guardiani che possono ora applicare ciò che hanno appreso e respingere l'oscurità. Vuoi riportare l'alba su questo mondo? Molto bene. Non riuscirei a farlo senza prima riportare la speranza perduta. Zanarossa emette un ringhio, seguita da Saetta. Il loro disagio riecheggia nel petto di Arlin. Non c'è alcun modo in cui questa situazione possa finire bene. Nonostante ciò, osserva in modo serio la vecchia strega, che rimane salda. Non mi hai ancora detto come funziona questo rituale, risponde Arlin. Danno per scontato che noi non verremo uccise prima dell'inizio. Mi è un po' troppo giovanile la voce di Arlin. Devo migliorare. No, risponde la strega, senza soffermarsi sulla battuta tagliente. Indica invece l'arco del Celestus con il bastone. La risposta, come ti ho già detto, è proprio qui. Usiamo il Celestus. Al suo centro si trova un sigillo di oro lucente. Abbiamo bisogno della chiave di Serena Argento per attivarlo. Ti sei mai chiesta a cosa servisse? I nostri progenitori la utilizzavano proprio per questo, per mantenere l'equilibrio tra giorno e notte. Nei boschi del Kessig, circondati dai nemici. Certo, per alimentare le fiamme della speranza, termina la frase Arlin. E se noi non lo facessimo, se trovassimo un altro modo? Non esiste un altro modo, risponde Catilda con voce salda. Se il Celestus non viene attivato, e non viene attivato nel modo giusto, la notte prevarrà sul giorno. Geist, ghoul, vampiri e lupi mannari. Banchetterete con le nostre carni. Ok, era scritto bene, però perché banchetterete? Gli dice you banchetterai? Ah, è uscita anche una Magic Story sul ritorno di Niesa. Figo. Sì, mi dice proprio voi banchetterete con le nostre carni finché... Un rumore si fa strada nella foresta e interrompe la sua frase. Un ululato ruvido e profondo. Un suono che risveglia il lupo che è in lei. Il suo branco risponde e lei percepisce il loro entusiasmo e il loro desiderio di caccia. Lei conosce molto bene quell'ululato. L'ho sentito per la prima volta anni fa, rinchiusa nella sua stanza, mentre osservava il simbolo che avrebbe dovuto tenerla al sicuro. E si era allontanata dalla dimora della sua famiglia, con mani e piedi contro l'umido terreno di mezzanotte, correndo verso di esso con tutte le proprie energie, perché narrava di un mondo in cui non esisteva la paura. Ah, e qui è molto bello perché ci dice quanto tempo sia passato, anche se...
Sì, allora, ok, no, vabbè. Lei conosce molto bene quell'ululato. L'ho sentito per la prima volta anni fa, rinchiusa nella sua stanza, eccetera, eccetera, perché narrava di un mondo in cui non esisteva la paura. La prima volta che aveva udito quell'ululato era stato 20 anni fa. Tanto abbiamo quasi finito, Sue. La prima notte in cui aveva assaporato il sangue, la prima notte in cui aveva provato la sensazione di libertà. Anche adesso quell'ululato risveglia qualcosa dentro di lei. Tovolar! Arrivato Tovolar. Oh, che bello che hanno messo una magic story sul ritorno di Liesa per giustificare il suo rientro, appunto il suo ritorno, molto meglio di... Cioè l'hanno giustificato bene nell'articolo delle leggendarie, ma così, adesso poi lo leggerò prossimamente, forse già stasera o domani, almeno hai un contesto, è molto meglio fare una cosa del genere rispetto che scriverla, è meglio raccontarle eventi del genere, è molto meglio raccontarli. Comunque sì, abbiamo finito la prima storia di Innistrad e mi sa che sarà l'unica che faremo stasera. Riassumendo, cosa è successo? Siamo su Innistrad 2 anni dopo la fine delle tribolazioni, ossia il periodo in cui quell'intero anno in cui Awasin è impazzita, che è passato tra la follia di Awasin e l'arrivo di Emrakul sul piano e il suo imprigionamento. L'anno delle tribolazioni è passato da 2 anni, appunto. Gli Eldrazi sono stati uccisi o sono tornati alla loro forma originale, così c'era stato detto in un altro articolo, e le persone stanno affrontando la vita di tutti i giorni con un problema: la notte sta cercando di mangiarsi il giorno. L'inverno è arrivato con largo anticipo e Arlin, e qui a causa di ciò, sia i vampiri Falkenrath, che sono i più violenti, più brutali, più selvaggi, più animaleschi, tanto loro quanto i lupi mannari stanno subendo l'influenza della luna, stanno diventando più coraggiosi, più brutali, più forti anche. L'abbiamo visto all'inizio, appunto, soprattutto i mannari però hanno la possibilità di fermare i vampiri. I mannari stanno diventando molto più violenti nei confronti dei vampiri. E quindi il racconto inizia con questo vampiro che si sente coattissimo perché la luna lo sta influenzando positivamente e tutto quanto, ma invece si trova da venire attaccato da un branco di cacciatori che lui pensa essere semplici umani, ma sono in realtà lupi mannari, che lo inculano e se lo mangiano. Dopodiché cambio scena, lo inculano metaforicamente, ovviamente. Cambio scena, vediamo con Arlin. Perfetto, sono tornata proprio mentre stavo dicendo che i lupi mannari si inculano un vampiro. Inculano il vampiro, metaforicamente parlando. Cambio scena, arriva Arlin. Arlin ci spiega appunto la situazione di Arlin Cord e lei sta indagando su cosa sta succedendo. Sta indagando su cosa sta succedendo nel Kessig e perché i lupi mannari hanno salvato il Karner, il mio cuscino, dalla svomitazzata di Kirki, che è la gatta, giusto, Kirki? Fortuna. Proprio all'ultimo corner, decisamente. E quindi in realtà tutto il racconto è Arlin che cerca di indagare su questi strani eventi legati nel casting che sta succedendo. Il vampiro era Klaus, esatto. Stanno succedendo in Innistrad, i lupi mannari sono sempre più forti e sta cercando di capire perché la luna, se la luna abbia una qualche influenza su questa notte eterna, perché c'è questa notte quasi che sta diventando sempre più
polarizzante, perché questa notte si sta allungando sempre di più. Stasera la luna. Ah, ci porterà fortuna la luna. Ma anche la luna dalla su fa capocella rischiare il viso di Arlene Bella. Sbocco, ricordo di canzone. Oppure Traben non fa la stupida stasera, dammi la mano a fargli vindesi, e la luna bussò alle porte del buio, prendi tutte le stelle più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutta per noi. Io senti che è quasi la stagione del raccolto, mandali meglio ghoul a fa cri cri. Traben non fa la stupida stasera, se non esatto amica sei la luna. Basta canzoni. Quindi, riassumendo, che succede? Appunto, i mannari sono sempre più forti, Arlene cerca di indagare e in queste indagini trova Catilda, una strega, che le dice: noi che streghe in realtà siamo state un po' bistrattate da Avasin, ma il nostro scopo, molte di noi sono cattive, ma noi non siamo cattive, noi vogliamo riportare la speranza all'umanità e vogliamo fare questo mega rituale nel quale parteciperanno quante più persone possibile durante un festeggiamento. Per farlo abbiamo bisogno però della chiave di Serena Argento, questo prezioso artefatto da infilare in una serratura, sotto questo Celestus, questo grande artefatto che si dice controlli il ciclo giorno-notte. E Arlene dice: no, è una cazzata, non dovreste farlo, perché in questo modo, mettendo tanta gente nello stesso punto, nei boschi del Kessig, non farete altro che attirare l'attenzione di lupmannari, mostri e vampiri e creature della notte. È una cazzata, non dovreste farlo. Proprio mentre discute con Catilda, Arlene sente un ululato che la invoglia a prendere e trasformarsi di nuovo in lupo e andare a caccia e abbandonarsi al suo lato più selvaggio. Riconosce in quell'ululato un ululato che aveva sentito per la prima volta 20 anni prima e che l'aveva convinta a uscire di casa sua per la prima volta, da trasformarsi per la prima volta probabilmente, e che è l'ululato di Tovola, una persona che Arlene conosce bene a quanto pare. Ora, commentiamo. Questo primo racconto, adesso a parte la traduzione italiana che purtroppo lo distrugge, non è male. Questo primo racconto a me è piaciuto, devo dire, perché è un'introduzione, tutto sommato, ha senso, ti racconta un po' cosa è successo e cosa sta succedendo, non è molto chiaro su cosa stia indagando Arlene, se stia indagando sui mannari o sulla luna o sugli strani movimenti di Catilda e delle streghe, forse sull'ultima. Fatto sta che comunque, a parte appunto la traduzione, in realtà ti fa entrare molto nel mood, ti dice le giornate si stanno accorciando, ed è un'anomalia e sta andando tutto in vacca, rischia di andare tutto in vacca e i lupi mannari stanno diventando sempre più forti. Arlene, che da sempre ha cercato di equilibrare
Quindi dicevamo, prima di interromperci per l'ennesima volta, che succede? È un racconto molto buono, un'ottima introduzione, peccato per la traduzione italiana che faccia schifo. E non è ancora molto, appunto, un'introduzione della storia, ti presenta il problema, ti presenta il protagonista principale, ossia Lynn, che da sempre è stata a metà tra il mondo dei mostri e il mondo degli umani di Avacyn, proprio perché lei aveva un passato proprio da sacerdotessa di Avacyn, come avevamo scoperto in ombre su Innistrad. Ah, che palle. E quindi niente, Arlene è la nostra protagonista, Tovolar chissà che cosa vorrà da lei, lo scopriremo domenica prossima. A questo punto, visto che rompe il cazzo da morire la lag e tutto quanto, e che comunque le cose da dire le ho dette, chiuderei qui la nostra conversazione. Ci vediamo venerdì prossimo. Se Erebos ce la manda buona, ci vediamo venerdì prossimo per esplorando Innistrad e speriamo che si riesca a fare qualcosa. Ci vediamo venerdì prossimo con esplorando Innistrad, sabato prossimo con sintetizzando Innistrad, domenica prossima con rileggendo Innistrad. Quindi mi raccomando, abbonatevi che con Prime è gratuito e farete un favore sostenendo il canale. Ricordatevi di iscrivervi a Innistrad e a YouTube. Ops, sbagliato. E volendo c'è il gruppo Telegram per rimanere sempre aggiornati. Eccetera eccetera. E niente, detto questo io chiudo qui la live perché adesso non lagga più, ma è un vero parto come dice Siu. E niente, ci vediamo venerdì prossimo. Bye bye.